Robert Capa, famoso fotoreporter di guerra, diceva che le immagini sono lì e a te non resta che prenderle. Oggi, grazie all'evoluzione della tecnologia, tutti si sentono fotografi. Ma siamo sicuri che le cose stiano proprio così? Davvero basta un cellulare per essere un fotografo? Se ascoltiamo le Capa, ci rendiamo conto di come le cose che possiamo fotografare sono sotto i nostri occhi, ma che per catturarle bisogna essere in grado di cogliere al meglio l'attimo che si vuole ritrarre, studiandone l'inquadratura, la luce e i colori. Oggi parleremo proprio di questo, di come la fotografia, al contrario di quanto pensano in molti, sia frutto di un pensiero elaborato, che porta da un semplice click ad un'immagine che possa davvero chiamarsi fotografia. Parleremo di questo con Sandro Iovine, giornalista e critico fotografico fondatore di FP School, scuola di fotografia. FP School nasce ormai 8 anni fa, era il 2014, dall'idea di realizzare un luogo dove si potesse parlare di fotografia in un modo un po' diverso da quello abituale. Non facciamo niente di straordinario, ma semplicemente curiamo che la fotografia non sia solo una questione tecnica, ma sia anche un modo per le persone di esprimersi, in modo coerente al loro modo di essere, alla loro natura e non agli stereotipi che ci vengono proposti quotidianamente sempre di più, ad esempio dai social network. Chi sono i docenti di FP School? Beh, tra i docenti di FP School ci sono intanto io, purtroppo per voi, che seguo i corsi base e alcuni corsi di specializzazione successivi. Poi abbiamo Giacomo Attale, che si occupa di tutte le materie che si svolgono in sala di posa, e quindi ritratto, still life e moda. Chiara Panariti, che si occupa della post-produzione con Photoshop, e Gianfranco Ferraro, che mi coadiuva nei workshop e in esterni. Per fare il corso base non è necessario avere alcuna competenza, perché partiamo assolutamente da zero. Per tutti i corsi successivi, quindi l'intermedio, l'avanzato, comunicazione visiva, reportage e così via, sì, lì è necessario avere delle competenze, perché non possiamo perdere più di tanto tempo ancora sulla tecnica, ma dobbiamo andare avanti per parlare di linguaggio, per parlare della capacità di comunicare attraverso le immagini. Chi è lo studente tipo che si iscrive ai vostri corsi? La tipologia di studenti che frequenta FP School è estremamente variegata. Abbiamo da studenti di liceo che si avvicinano alla fotografia, a persone che sono appena andate in pensione e hanno deciso di riprendere in mano quell'hobby che avevano da giovani, che hanno dovuto trascurare a causa del lavoro. Per il resto abbiamo sia persone che poi mirano a diventare professioniste, sia persone che semplicemente ambiscono a migliorare la qualità delle proprie immagini. Che tipo di corsi vengono offerti dalla FP School? I corsi che facciamo partono da un livello base, che si divide in 3 corsi, un corso base appunto, intermedio e avanzato. Dopodiché facciamo sia dei corsi di storia della fotografia, di post-produzione, di reportage, di comunicazione visiva, di ritratto, di still life e di moda. Qual è la particolarità della scuola per cui uno studente dovrebbe scegliere i corsi di FP School? C'è una particolarità nei nostri corsi, è quella di fare molta attenzione a considerare fin dall'inizio, fin dal corso base, fin dalla prima lezione del corso base, la fotografia non solamente come una questione tecnica, che è sicuramente la condizione sine qua non, ma soprattutto come linguaggio che permette di esprimersi, di raccontare delle cose. Quello che cerchiamo di stimolare maggiormente è proprio la capacità di chi si iscrive e segue i nostri corsi di raccontare una storia con la propria visione particolare. Una volta terminato il corso avanzato, cos'è in grado di fare lo studente?
può fare della fotografia la sua professione? Se percorso avanzato intendi il terzo livello dei corsi base è un po' presto, però sicuramente sono già in grado di muoversi con una certa soltezza nella progettazione di un lavoro e nella sua realizzazione pratica. In quanto il corso avanzato è completamente dedicato appunto alla progettazione e realizzazione di un lavoro fotografico che poi esita anche o in una mostra o in un libro o in un multimediale. Qui c'è già una condizione di causa abbastanza importante rispetto al mondo del lavoro. Poi ovviamente se per il mondo del lavoro si intende qualcosa di più ampio e più specialistico, è consigliabile fare i corsi di reportage, i corsi di comunicazione visiva, che è fondamentale, ma io consiglio sempre anche il corso di storia perché permette di avere una visione più centrata di tutto quello che si sta facendo e di cosa è stato fatto prima, cosa estremamente importante per dare una visione originale ai propri lavori.